Salmo 96, non lo rileggerò perché è stato già letto poc'anzi. In questo salmo, se avete fatto caso alle parole, possiamo individuare due soggetti principali. Uno è il Signore, l'Eterno, Yahweh, e l'altro sono le nazioni, i popoli, la terra tutta, che in questo salmo appunto vengono chiamate nazioni, con i popoli, la terra, abitanti di tutta la terra, famiglie dei popoli, il mondo. C'è questo riferimento a tutti quanti sul pianeta Terra. Quindi questi due grandi soggetti, il Signore e l'Eterno, e la gente che popola il pianeta Terra. Quindi guardando questo salmo capiamo qualcosa di Dio e qualcosa delle nazioni. Se le mettiamo insieme, vediamo qualcosa del piano di Dio per le nazioni. Questo vorremmo fare nei prossimi 27 minuti. Vorrei fare una premessa, che quando leggiamo le nazioni o i popoli, non dovremmo pensare alle nazioni politiche come la Costa Rica, l'Olanda, al Brasile, all'Argentina, alla Germania, quelle sono rimaste ancora. Non dobbiamo pensare alle nazioni politiche, dovremmo pensare piuttosto ai popoli della terra, alle etnie della terra, gruppi di persone. I popoli politici cambiano, le etnie invece continuano. Cos'è un popolo? Un popolo è un gruppo etnico, persone che sono accomunate da lingua, cultura, da anche tratti fisici, tutte quelle cose che accomunano un popolo, la storia anche, quello è un popolo. E dentro una nazione politica come l'Italia ci possono essere più popoli. Non ditemi che un siciliano come me fa parte dello stesso gruppo etnico di un milanese, no, siamo gruppi etnici diversi. Quindi dentro una nazione, pensate alla Cina per esempio, ora senza scherzare, pensate a un paese come la Cina, sono tanti gruppi etnici che vivono tra di noi, pensiamo ai cinesi in generale, ma ci sono tanti gruppi etnici dentro un paese geografico, un paese politico, una nazione politica. Quindi quanti gruppi etnici ci sono al mondo? E alcuni dicono circa 10.000, altri si spingono fino a dire circa 20.000, però tanti. Quindi non tante quante nazioni politiche, ma dentro le nazioni sono tantissimi gruppi etnici che rappresentano l'uomo sulla terra. Quindi quando leggiamo qui le nazioni, i popoli, pensiamo a questi gruppi etnici, questi gruppi di persone, queste etnie che compongono la popolazione terrestre. Questo salmo ci parla del piano di Dio o la sua volontà per le nazioni. E oggi vorrei vedere insieme a voi a tre comandi che vediamo in questo salmo riguardo il volere di Dio per le nazioni. E il primo è questo qua: cantate al Signore voi nazioni tutte. Il salmo inizia così, dicendo cantate al Signore voi nazioni tutte, cantate al Signore un cantico nuovo, cantate al Signore abitanti di tutta la terra, cantate al Signore e benedite il suo nome. E non credo che il salmista stia dicendo a Dio piace la bella musica, quindi cantate perché lo intrattenete. Quindi un Dio in poltrona col telecomando, oggi ascolto la chiesa italiana, la chiesa salonese, e noi cantiamo bene così intratteniamo Dio. Non mi immagino questo qua soltanto. Immagino che Dio apprezzi la musica perché l'ha creata, ci ha creato creativi e quindi apprezza la musica. Però non penso sia tutto qui, cantare al Signore perché gli piace la musica. Io penso che prima di tutto è l'anima che deve cantare al Signore, è il cuore che deve cantare al Signore. Questo è un comando all'adorazione, è un invito globale, universale all'adorazione. Neanche un invito, è un comando di Dio ad adorarlo, rivolto a tutti i popoli della terra, ad adorare il Dio creatore, il sovrano, a benedire il suo nome. Quando parliamo di cantare al Signore, quando parliamo di adorare il Signore, cosa significa in modo concreto adorare il Signore? Noi cristiani corriamo un rischio grosso di limitare l'adorazione a magari chiudere gli occhi, alzare le mani e cantare. E non dico che sia sbagliato, ma se per noi è tutto lì e noi le dico comincia una vita non di adorazione al Signore, allora c'è un problema. E noi cristiani corriamo questo rischio di rendere l'adorazione qualcosa di molto sdolcinato. Qualche minuto durante il culto domenicale facciamo l'adorazione, è un rischio che corriamo. Come chiesa dobbiamo sempre chiederci: tutto qui quello che vediamo come adorazione? No, è molto di più. Adorare significa tanto, tanto più di questo: è la vita coinvolta, è il cuore coinvolto, è l'anima coinvolta. Quindi, cosa significa adorare Dio? Questo salmo ci dice qualcosa del come adorare Dio. Io vedo tre cose in questo salmo e vorrei indicarlo. Versetto 8 c'è scritto: date al Signore la gloria dovuta al suo nome.
dare, attribuire, rendere a Dio quello che gli spetta, la gloria. A Dio spetta la gloria e quindi siamo chiamati a dare gloria a Lui. Con la bocca e basta? No. Come si dà gloria a Dio? Nella pratica. E prima di tutto la vita coinvolta nel dare gloria a Dio. Una vita che mostra che Dio è la cosa più preziosa che abbiamo. Una vita che mostra che nulla su questa terra è più prezioso di quanto è Dio. Quella dà gloria a Dio. Attribuisce gloria a Dio. La gente vede in noi, che vede nella nostra vita, che Dio è la cosa più preziosa che abbiamo. Dà gloria al nostro Dio. Quando la vita tutta dà gloria a Dio, è adorazione. Questo rende gloria al Signore. È un canto di lode al Signore. Una vita tutta vissuta per il Signore. Date gloria. Date la gloria dovuta al suo nome, al Signore. L'altra parte del versetto 8 dice: portatevi offerte, venite nei suoi cortili, portatevi offerte. Abbiamo appena passato un cesto per le offerte, un sacchetto per le offerte. È interessante, qui il salmista dice: portate offerte al Signore. Siamo chiamati a dare al Signore, anche fisicamente, non soltanto il denaro, per carità, ma anche il tempo, anche le energie, anche la casa che abbiamo, la macchina che abbiamo, tutto quello che abbiamo siamo chiamati a darlo al Signore, a portare offerte al Signore. Quindi quando parliamo di cantare al Signore, di adorare Dio, anche il dare è incluso. Per questo si ripete spesso nelle chiese che il dare è un atto di adorazione. È vero, è biblico. Portate offerte al Signore. Vi ricordate Davide, il re Davide, che in 2 Samuele 24, versetto 24, doveva offrire un sacrificio a Dio e qualcuno gli offrì un campo. Cioè lui andò da questo campo dicendo al proprietario: vorrei offrire dei sacrifici a Dio qua, posso comprarlo? E lui ha detto: no, prendi il campo, è tuo, offri tutto quello che vuoi, prendi anche i buoi, prendi anche tutto quello che vuoi e offri sacrifici a Dio. E Davide cosa rispose? Lui disse: io non offrirò al Signore mio Dio offerte che non mi costano nulla, quindi fammi pagare questo campo. Se diamo qualcosa che non ci costa nulla, vale poco. Il Signore ci chiama a dare, a portare offerte al suo trono, e non parlo solo di denaro. Portare tutto quello che abbiamo al suo trono, darlo, metterlo ai suoi piedi, quella è adorazione, quello è un canto levato al Signore. E poi versetto 9 dice anche: prostratevi davanti al Signore vestiti di sacri ornamenti, tremate davanti a Lui, abitanti di tutta la terra. Prostratevi e tremate, sono due parole forti in un certo senso, ma dobbiamo ricordare che Lui è Dio e noi siamo le creature. Lui è colui che ci ha dato la vita e noi siamo colui che hanno ricevuto la vita da Lui. E la nostra vita tutta deve dimostrare riverenza e sottomissione. Prostratevi davanti al Signore. Potremmo anche prostrarci col corpo, ma con l'anima no. Quindi anche qui non è come il cantare e basta, ma è molto di più. È un prostrarci con tutta la nostra vita, una vita di sottomissione al Signore. Quando prendiamo delle decisioni importanti nella vita, chi sposare, che lavoro fare, dove andare a vivere, che chiesa frequentare, quanti figli avere, non lo so, qualsiasi decisione importante nella vita, la stiamo sottomettendo alla sovranità di Dio? Oppure lo sottomettiamo a quelli che secondo me sono i miei interessi, oppure quello che io penso sia meglio per me? Una vita vissuta in sottomissione e in tremore, sano tremore di Dio, è un canto innalzato al Signore. Siamo chiamati a cantare al Signore. Quindi abbiamo visto tre cose che il Salmo ci dice, potremmo trovarne anche altro, però date al Signore la gloria dovuta al suo nome, una vita tutta vissuta per la sua gloria. Portate le offerte, il nostro dare è un atto di adorazione al Signore, un canto le va a Lui. Prostratevi e tremate davanti al Signore, una vita vissuta in sottomissione a Dio è un atto di adorazione. Quindi quando leggiamo cantare al Signore capiamo che si tratta di molto di più del semplice cantare con le nostre bocche. Possiamo essere anche bravi a cantare, io non lo sono particolarmente, possiamo anche essere bravi a cantare, possiamo essere anche coloro che guidano il canto nelle chiese e non essere veri adoratori di Dio. E qui c'è un monito, forse per tutti noi. Siamo chiamati a cantare con l'anima, col cuore, con la vita tutta al Signore. Qui c'è un comando universale all'adorazione. Cantate al Signore, abitanti di tutta la terra, con la vita, con le offerte e con la sottomissione. Il secondo punto che vorrei sottolineare, il secondo ordine che trovo in questo salmo, è: proclamate la sua gloria fra le nazioni.
E questa è una chiamata missionaria, c'è un appello missionario qua, c'è un ordine missionario, anzi, che Dio fa. Qual è? Quello di andare a dire agli altri popoli, a tutte le altre etnie del pianeta Terra, della gloria del Signore. Quindi, in altre parole, non siamo chiamati, siamo chiamati a cantare al Signore, ad adorare Dio, ma non a farlo da soli, chiudiamoci in un locale, più ci sono e meglio è che ci vedono. No, siamo chiamati invece a invitare gli altri, siamo chiamati ad andare dagli altri che non adorano ancora Dio e dire: vieni, adora Dio con me. Quindi è un invito all'adorazione di quelli, rivolto a quelli che ancora non adorano il Signore. Però in termini pratici, proclamate la sua gloria fra le nazioni. Che può significare proclamare la sua gloria? Andiamo dicendo: Dio di gloria, Dio di gloria. Io vedo anche qui due cose che il Salmo ci dice che potrebbero aiutarci a capire meglio cosa vuol dire proclamare la gloria del Signore. Al versetto 2 abbiamo letto: cantate al Signore, benedite il suo nome e annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. Siamo chiamati da figli di Dio ad annunciare di giorno in giorno la sua salvezza. Abbiamo la responsabilità di dire alla gente che Dio offre la salvezza, perché Lui desidera salvare tutti i popoli della terra. È interessante notare anche che dice: proclamate la sua salvezza, la missione di Dio, e la salvezza è di Dio, e noi siamo chiamati ad offrirla agli altri. A volte ci comportiamo come se noi offriamo la salvezza, dovrebbe scattare l'allarme, perché la salvezza è di Dio. Il libro degli Atti, che si chiude a Roma, quando Paolo è in prigione a Roma, mi sa il terzultimo versetto del libro degli Atti dice: sappiate dunque, questo è Paolo che parla, che questa salvezza di Dio è rivolta alle nazioni. La salvezza di Dio è rivolta alle nazioni, ed esse, le nazioni, presteranno ascolto, Atti 28:28. E la sua salvezza è rivolta alle nazioni, e noi siamo chiamati ad annunciarla. Quindi proclamare la gloria di Dio vuol dire annunciare la sua salvezza. E annunciare la sua salvezza che significa? Predicare il Vangelo. Dire alla gente che Cristo è morto per loro. Ed è vero che nel Vangelo la gloria di Dio sarà manifestata. In 1 Timoteo 1,11 c'è scritto: il Vangelo viene definito secondo il Vangelo della gloria del beato Dio. Il Vangelo è la manifestazione della gloria di Dio. Quindi se siamo chiamati a proclamare la gloria di Dio, dobbiamo predicare il Vangelo. E il Vangelo, quando è compreso, toglie un velo dagli occhi delle persone che non credono e gli permette di vedere, cito 2 Corinzi 4,6, la gloria di Dio che rifugge nel volto di Gesù Cristo. Nel Vangelo rifugge la gloria di Dio. E quindi, quando parliamo di proclamare la sua gloria, dobbiamo necessariamente parlare della predicazione del Vangelo, annunciare la sua salvezza, come dice il versetto 2. E dice di farlo di giorno in giorno, in altre parole, sempre. Giorno dopo giorno, finché la fine non giungerà. Non c'è un giorno di riposo dalla missione cristiana. Quindi proclamare la sua gloria per dire annunciare la sua salvezza. Ma vedo anche qualcos'altro nel Salmo. Al versetto 10 c'è scritto: dite fra i popoli, il Signore regna. Noi siamo chiamati a proclamare la sua signoria, non soltanto la sua salvezza, ma anche la sua signoria. Dobbiamo dire alla gente che Dio è re di tutto l'universo, Lui è sovrano e desidera essere adorato anche dalle sue creature. È buffo che l'universo loda il Signore, l'universo adora il Signore, la creatura speciale, l'uomo, è ribelle, si rifiuta di adorare Dio. I popoli della terra stanno adorando idoli al posto di Dio. I loro pensieri, i loro canti, le loro vite sono dedicate ad altro piuttosto che al loro creatore. E Dio giudicherà queste persone con giustizia. I popoli devono ravvedersi. È un comando di Dio. Ricordate quando Paolo si trovava ad Atene nell'Areopago? E lui, predicando a questi pagani che non conoscevano il Dio di Israele, lui non ci va leggero. Lui alla fine dice così del suo sermone, Atti 17:30-31. Dice: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda che agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano. Dio non suggerisce di ravvedersi, Dio comanda a tutti gli uomini di ravvedersi. Quindi un uomo che non si ravvede sta disubbidendo a Dio. Perché? Perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti, Gesù. Dio giudicherà e quindi comanda che tutti si ravvedano, siano sottomessi alla sua signoria in qualche modo. Dobbiamo proclamare il regno di Dio, cioè il fatto che Lui regna sovrano.
Nel versetto 5 c'è un versetto che potrebbe disturbare qualcuno, c'è una frase che potrebbe disturbare qualcuno, poiché tutti gli dei delle nazioni sono idoli vani. È un messaggio molto impopolare questo qua. Dire che il Signore regna vuol dire anche dire che tutti gli altri idoli sono vani, che sia un'altra religione, che sia il denaro, che sia il sesso, che sia l'avanzamento tecnologico, che sia la sapienza umana. Qualsiasi cosa noi adoriamo che non è Dio è un idolo vano. Il primo comandamento: io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, non avere altri dei al di fuori di me. Qualunque altro idolo l'uomo adora è un idolo vano, c'è scritto qui. E se predicheremo questo messaggio verremo considerati intolleranti, arroganti. Ed è interessante che questo è un tema molto attuale. Stamattina, mentre, scusate se guardo qui perché devo prendere una cosa che ho detto stamattina, mentre ero in treno, leggevo, andavo Facebook, l'ammetto, però leggevo un articolo, una cosa interessante su Facebook, qualcuno ha linkato su Facebook, ed era, riguardava una donna inglese che al lavoro ha chiesto alla sua collega se poteva, la collega aveva problemi, e la collega cristiana ha detto posso pregare per te, e gli ha regalato anche un libro qualche giorno dopo. Stava ripresa e stava sospesa per 9 mesi, mi sembra, dal lavoro. Ed è interessante perché leggi gli articoli che sono scritti dai pensatori, ma poi tutti i commenti sotto gli articoli, è il popolo che parla. E vedi quello che la gente veramente pensa, noi pensatori, ma la gente che non pensa, vedi quello che pensa. E qualcuno nei commenti sotto ha detto così, convertire gli altri, perché l'accusa era che lei voleva convertire la donna musulmana, non ho detto che era musulmana, la collega musulmana, lei la voleva convertire al cristianesimo. E quindi questo personaggio ha scritto tra i commenti, convertire gli altri, voler evangelizzare le persone è un atto di profonda arroganza e di grande mancanza di rispetto e soprattutto criminogeno. Quando un leader comanda ai suoi adepti di convertire gli altri, si aprono le strade della violenza. Questo è un pensiero comune. E ci capisco anche come ci arrivano, per carità, non voglio giudicare chi ha scritto questo così senza criterio alcuno. Capisco come si arriva a questo. Qui ci troviamo davanti a un Dio che dice tutti gli altri idoli sono idoli vani. Noi non siamo chiamati ad andare al mondo e dire il mio Dio è quello giusto, convertiti o t'ammazzo. Piuttosto siamo chiamati a dare la nostra vita per quelli che non credono. E quando la gente vedrà che la nostra vita è messa ai loro piedi, disposti anche a dare la nostra vita per loro, capiranno che non è un messaggio arrogante, ma il Dio dell'universo dice io sono Dio, adorate me. Ed è un tema molto delicato, molto attuale questo qua. Ma Dio non è inclusivista, Dio è esclusivista. Noi non desideriamo la morte delle persone, o ti converti alla mia fede o ti ammazzo, desideriamo la loro vita eterna. E dobbiamo dirgli Dio regna. Ed è interessante che non possiamo dire alle persone il Signore regna se prima non regna la nostra vita. Non ha senso. E non possiamo neanche dire annunciare la salvezza di Dio se prima non abbiamo assaporato su di noi la salvezza. Quindi quando si parla di proclamare la salvezza del Signore, parlare di annunciare la sua salvezza, la sua signoria, se non, prima non abbiamo vissuto una vera conversione, abbiamo sottomesso la nostra vita alla Signoria di Cristo, abbiamo accettato la salvezza che Cristo ci offre, non potremo neanche proclamare la sua gloria. Il Nuovo Testamento ci presenta Gesù Cristo come il Signore e Salvatore. Spesso la formula dei battesimi, non so se viene fatto anche qua, però spesso si dice credi tu che Gesù Cristo sia il Signore e Salvatore? Sì, bisogna accettare Gesù come Signore e Salvatore. Sì, non è una formuletta, è sacrosanta verità. Accettare Gesù come il Signore, colui che ha ogni autorità sulla mia vita, e accettarlo come il Salvatore. Alcuni accettano Gesù come il Salvatore, ma non vogliono un Signore. Alcuni accettano invece il Signore con tutte le regole, ma non accettano invece la salvezza, che è per grazia. Noi siamo chiamati a predicare Cristo come Signore e come Salvatore. Proclamare la sua gloria fra le nazioni, secondo questo Salmo, vuol dire che dobbiamo annunciare la sua salvezza e vuol dire che dobbiamo proclamare la sua signoria. C'è un'altra cosa in questo Salmo che vorrei sottolineare. Un invito alla gioia, un comando alla gioia da parte di Dio. Versetto 11-13: gioiscano i cieli ed esulti la terra, risuoni il mare e quanto contiene.
esultino i campi e quanto in essi. Tutti gli alberi delle foreste mettono grida di gioia in presenza del Signore, poiché Egli viene, viene a giudicare la terra. Egli giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con verità. Questo è un invito universale alla gioia. Altro che Dio con muso lungo, che viene spesso rappresentato, o meno immaginato da altre persone. È un Dio che brama la nostra gioia, brama la gioia di tutti i popoli della terra. È un invito a gioire nel Signore. Perché? Perché dovremmo gioire? Il versetto 13 ci dà il motivo. Il Signore viene a giudicare la terra. Quindi dobbiamo gioire perché il Signore viene a giudicare. Domanda lecita: perché c'è da gioire nel giorno del giudizio? Sarà un giorno di distruzione, dice la Bibbia. Sarà un giorno in cui Dio giudicherà giustamente la terra. Quindi perché dovremmo gioire? E questo salmo ci dice tre motivi per cui dovremmo gioire. Versetto 10, la seconda parte: il Signore giudicherà le nazioni con rettitudine. Non sarà un giudizio ingiusto, sarà un giudizio retto, equo. E Dio è perfettamente imparziale, non come gli altri che danno rigore all'Italia. Dio è perfettamente imparziale. Allora, prima partita da Brasile, avete vinto perché c'è stato un problema di mano. Dio è perfettamente imparziale, sarà un giudizio equo, retto. Versetto 13, la seconda parte: il Signore giudicherà il mondo con giustizia, c'è scritto anche, che è simile all'equità. Sarà un giudizio giusto. Ogni peccato verrà seriamente preso in considerazione da parte di Dio. Non ci sarà un singolo peccato che non verrà preso in considerazione. Sarà un giudizio giusto. E poi nella seconda parte del versetto 13, alla fine, dice che giudicherà i popoli con verità. Altre traduzioni dicono con fedeltà. In inglese dice his faithfulness, con la sua fedeltà. Nel giudicare il mondo Dio sarà fedele, sarà veritiero. A cosa? Alla sua parola, alle sue promesse. E soprattutto per noi quale? Quella che perdonerà il peccatore pentito. Sarà fedele a quella promessa, a quella promessa. Giudicherà ricordandosi dei peccatori pentiti per la sua grazia. Quindi questa è la ragione di fondo per cui dovremmo gioire pensando al giudizio di Dio. Perché verrà a giudicare il mondo. Il peccato verrà estirpato per sempre. Dio farà tutto nuovo. Stabilirà un nuovo regno nel quale noi saremo protagonisti, saremo lì insieme a Lui. In Cristo noi siamo salvati, non dobbiamo più temere il giudizio di Dio. Dobbiamo gioire, anzi, perché verrà creato un nuovo sistema di cose senza più il peccato. Perciò se sei in Cristo, gioisci. Pensa al giudizio di Dio con la gioia, pensando che sarà tutto nuovo. Non ci sarà più lacrima, più pianto. La morte è sconfitta per sempre, l'inferno non è più una minaccia. Ogni tuo singolo peccato Gesù l'ha pagato sulla croce, quindi gioisci. Che il Signore viene a giudicare con giustizia, con rettitudine e con verità. Dio viene a giudicare le nazioni. Questo è il motivo che il Salmo ci dà per cui gioire, se sei in Cristo. Però se non sei in Cristo, e non vi conosco, quindi non so quanti di voi avete riposto la vostra fede in Gesù Cristo, se non sei in Cristo, disperdi, perché arriva il giudizio. Sapete che il giudizio sarà? Retto, giusto e nella verità. Dio giudicherà secondo questi parametri. Se tu non sei in Cristo, non c'è speranza, verrai giudicato da parte di Dio. Quindi disperati stamattina se non sei in Cristo, ma dal profondo della disperazione alza lo sguardo e guarda la croce, perché guardando la croce vedrai la speranza di un Dio che si è fatto uomo ed è morto per noi, un Dio che ha scelto per amore, non per obbligo, di pagare al posto nostro. Quindi disperati perché arriva il giudizio di Dio, ma guarda la croce e rialzati della grazia. Accetta la sua salvezza oggi stesso, non lasciare passare il tempo, e vivrai nella gioia eterna di Dio. E anche tu potrai gioire pensando al giudizio di Dio. Quindi, concludendo, quest'anno siamo invitati a cantare al Signore, tutte le nazioni, tutti i popoli, tutte le etnie, adorare il Signore. Siamo chiamati, il popolo di Dio è chiamato a proclamare la sua gloria fra le nazioni. Siamo chiamati a gioire, tutte le nazioni sono chiamate a gioire. Quindi vediamo, abbiamo detto all'inizio che vediamo Dio, vediamo le nazioni, vediamo il piano di Dio per le nazioni, e vediamo che il cuore di Dio è con le nazioni, il cuore di Dio è con l'uomo, con le etnie, con i popoli che rappresentano l'uomo sulla terra.
A volte pensiamo che sia una cosa del Nuovo Testamento, ma arrivato Gesù c'è il comando alla missione, quindi Dio adesso ha a cuore tutte le nazioni, ma questo è un comando dell'Antico Testamento. Dio ha sempre avuto a cuore le nazioni. Vi ricordate cosa disse Dio ad Abramo? Quando Dio chiamò Abramo a uscire dal suo popolo in Genesi 12, c'è scritto così, Genesi 12, 1 a 3, il Signore disse ad Abramo, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre, va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie, etnie, popoli della terra. Già all'inizio, Genesi 12, creazione, caduta, Caino e Abele, poi l'uomo degenera, poi c'è Noè, Dio che giudica, e poi c'è il re Babele, e poi c'è Abramo, siamo all'inizio ancora. E già lì Dio dice, io in te benedirò tutte le nazioni. Il piano di Dio per le nazioni c'è dall'eternità. Non è la novità del Nuovo Testamento. Dio vuole benedire tutte le famiglie della terra. Vuole perdonare i loro peccati, vuole salvarli e vuole che gioiscano in lui per sempre. Quindi la missione è nel cuore di Dio, perché i popoli, le genti, le nazioni sono nel cuore di Dio. E non so se avete mai notato la stretta connessione che c'è tra il desiderio di Dio di benedire le nazioni e la missione della Chiesa di raggiungere le nazioni. In altre parole, noi abbiamo come Chiesa una missione di proclamare la gloria di Dio fra le nazioni, perché Dio ha una volontà che è quella di benedire le nazioni. Sono strettamente collegati. La Chiesa ha una missione perché Dio ha una volontà, benedire le nazioni. Questa è la missione di Dio, non è la nostra. È la missione di Dio e noi siamo chiamati a prenderne parte. Quindi che le nazioni tutte, tramite anche la Chiesa di San Lorenzo, o quella di Siena che rappresento io, cantino al Signore. Che la Chiesa proclami la sua gloria fra tutti i popoli della terra e che tutte le genti gioiscano nella salvezza di Dio. Questo è il piano di Dio per l'uomo. E concludo leggendo da Apocalisse 7. Giovanni vede un po' della gloria dei cieli. Al capitolo 7, versetto 9 fino a 12, lui dice così: dopo tutte queste cose, guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, stesso concetto, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti, come voi ai battesimi, e con delle palme in mano. E gridavano a gran voce, dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio, che siede sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli erano in piedi intorno al trono, agli anziani e alle quattro creature viventi. Essi si prostrarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen. Al nostro Dio la lode, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza, la forza nei secoli dei secoli. Amen. Non un popolo, i popoli tutti rappresentati davanti al trono di Dio. Cantate al Signore, popoli tutti, proclamate la sua gloria fra le nazioni. Gioite, nazioni tutte. Preghiamo. Signore, grazie per questo salmo, grazie per la tua parola. Ti chiediamo che questi comandi che tu ci dai nella tua parola possano essere verità per noi. Amen.